Mister, innanzitutto complimenti per la vittoria, ma da parte nocerina una domanda mi viene spontanea. Troppo Matera o troppo poca nocerina secondo lei che ha seguito dal campo? No, guarda, io guardo la mia squadra. Avevo paura di questa partita perché avevo visto in precedenza le partite della nocerina, sia la partita in casa che avevamo fatto con Brindisi, sia la partita che avevamo fatto anche a Pozzuoli. Avevo timore perché la squadra stava giocando molto, molto bene, una squadra che in fase offensiva crea tanto, anche su calci piazzati, forse nelle mie statistiche che ho fatto è la squadra che batte più angoli e più punizioni in fase offensiva, punizioni dal vertice, e si è verificato anche oggi questo. Però con questo devo fare complimenti ai miei ragazzi perché hanno interpretato per bene tutta la gara sin dall'inizio, dove sono stati molto bravi nel cercare di chiudere le giocate a loro, ma allo stesso tempo poi a proporsi molto bene. Mister, buonasera e complimenti. E per la prima volta, credo, in questa stagione il Matera è fuori dalla zona play-out. Avete messo su un filotto di vittoria importante, ed ecco, cosa è cambiato rispetto a quando è arrivato, ecco, cosa è cambiato nella squadra? Ma è cambiato, io ho detto anche domenica scorsa per lo stesso, devo ringraziare i ragazzi perché rispondono in ogni allenamento, rispondono con grande impegno, no? E sicuramente lo facevano anche prima che mi precedeva la stessa cosa, e questo mi dà un'ulteriore forza nel lavorare giorno dopo giorno per cercare di magari proporre le mie idee, gli allenamenti per poter migliorare la squadra giorno dopo giorno, e fino ad oggi devo dire bravi loro che riescono a interpretare così gli allenamenti, e fino ad oggi devo dire che sono molto bravi. Buonasera mister, Gennaro Caso per Eno Sport 24. Ho una domanda sulla linea difensiva composta da Loetti, sia Guglielmi che Donita. Volevo sapere se in settimana ha ascoltato i due, magari Guglielmi per l'ambiente e Donita per gli ex compagni. Ma sicuramente, no, quello è un vantaggio per un allenatore quando trova dei a disposizione, cioè dei calciatori che l'anno prima sono stati in quelle squadre, no? Fate caso oggi con la Nocerina, normale che un consiglio qualcosa lo vado a chiedere perché è molto importante. Per quanto riguarda l'ambiente, lo conosco abbastanza bene, ha giocato in Serie C in passato e so che ambiente forte, anzi ho detto proprio questo ai ragazzi, andare a giocare a Nocera è bello perché si gioca in uno stadio importante, con squadre molto importanti, e cercare di esaltarsi a fare una partita come l'hanno fatta oggi. Posso? Mister, al di là della vittoria odierna, come ci presentiamo al prossimo match in casa con l'Ottamura? Sappiamo che la piazza ci tiene abbastanza. Ma ancora c'è tempo, abbiamo ancora una settimana, adesso dobbiamo cercare di essere bravi a vedere quello di buono che abbiamo fatto in questa partita, ma anche le cose non buone, per cercare di lavorare con la settimana e poi pensare alla prossima. Abbiamo ancora una settimana di tempo, perciò. Ecco, cosa c'è stato di non buono oggi? Ma l'ho subito. C'è stato qualcosa in una partita. In una partita c'è sempre qualcosa che devi cercare di rimarcare, perché o la paura degli avversari, o anche qualche rilassatezza nostra, o qualcosa che non va, c'è sempre. Partite perfette non esistono.